Leonardo Cialdi, 43 anni, sposato con un figlio geometra, perito del Tribunale di Pistoia, già candidato a sindaco per il centro-destra Pieve Annievole, subentra a Alessandro Capecchi nella giunta Tomasi, rilevandone le importanti deleghe all'urbanistica, mobilità e personale. Ho ereditato, le contavo ieri, 18 progetti già ben avviati che devo portare a compimento e che diciamo, ridisegneranno un pochino e riqualificheranno alcune parti della città, sia centrali che periferiche. E ci sono anche interventi interessanti che, diciamo, la cui realizzazione ci porterà probabilmente anche alla creazione di qualche posto di lavoro in più rispetto alla situazione attuale, perché riguardano appunto interventi, ampliamenti di aziende. E, insomma, ci sono progetti interessanti, vanno ovviamente continuati e portati a compimento. Questa è una delle cose che dovrò fare. L'altra senz'altro è l'allacciare rapporti costanti con gli ordini professionali, perché appunto la fase che ci aspetta anche in futuro, anche se lontana, comunque sarà quella di ridisegnare diciamo, la città e quindi progettarne i suoi aspetti urbanistici, e in tal senso credo che l'apporto degli ordini professionali sia importante. Vengo da quel mondo e so che può dare un contributo. Chiaramente gli ordini professionali, le associazioni, insomma, i cittadini, quelli che corre, noi saremo sempre aperti al dialogo. Garantirò una presenza costante tutti i giorni in assessorato, quindi sarò sempre disponibile ad incontrare chiunque abbia bisogno. Insomma, da quel punto di vista lì garantirò una presenza costante, ecco, e una disponibilità a ascoltare tutti. Una scelta naturalmente sempre fiduciaria, ma anche tecnica. Credo che Leonardo Cialdi abbia le caratteristiche per la sua professione, che svolge non a Pistoia ma sulla Val di Nievole, dove ha lo studio, abbia la capacità di affrontare quello che sono i problemi che ci aspettano da qui in avanti e riprendere e portare avanti il lavoro lasciato da Alessandro Capecchi.